Benedetta Berardi, l'enfant prodige della narrativa nazionale fanese, è al suo secondo libro, Sotto la neve. È questo il titolo, freschissimo di stampa, edito da Arduino Sacco Editore, che sarà presentato il 5 marzo nei locali della Memoteca Montanari alle 17. Greta è stata cresciuta a pane e libri da mamma e papà, anch'essi librodipendenti, che non hanno mai disdegnato di portare in giro per musei i loro due figli. E i risultati si vedono, dato che ambedue, i rampolli di famiglia, sono dei mangialibri come loro. Greta poi ha preso anche carta e penna e si è messa giù a scrivere lei, di suo pugno, e certamente, vista la sua tenera età di appena 9 anni, non si fermerà al secondo, di tempo per scrivere ne ha. Di che cosa ci racconti? Parla di Viola, che è una bambina di 9 anni, che viene invitata dalla zia a passare le vacanze di Natale in Trentino. Questo libro l'ho deciso di fare un po' più diverso dell'altro, perché alcuni miei amici maschi mi hanno detto che era troppo da femmina, allora l'ho fatto un po' più avventuroso. Mi hai fatto fare un po' di trambusto questa. Ci saranno anche dei ladri. Ah, quindi insomma un po' movimentato questa seconda edizione, seconda avventura di questa protagonista. Sì. Bene, ma come mai in Trentino? Perché io ci sono anche andata in Trentino, mi è piaciuto molto e allora ho deciso di ambientarlo là. Primo libro poteva essere una novità, un momento così, no? Particolare, siamo arrivati al secondo, come la state vivendo voi in famiglia questa avventura di questa scrittrice in erba? Diciamo, a noi può sembrare normale la cosa, però in fondo tanto normale non è, ma comunque lei lo sta vivendo come un gioco e per noi è la stessa cosa, quindi finché lei si diverte noi siamo contenti e continui così, siamo contenti. Ma al di là di tutto questo, che oltre a essere un impegno è anche un gioco e un divertimento per Greta, ci tiene anche a lasciare un messaggio ai suoi giovani coetanei. Io vorrei far capire anche che non esistono solo videogiochi, telefoni, ma esistono anche i libri. E infatti anche molti miei compagni hanno incominciato a scrivere anche loro dei libri, e una cosa che mi ha colpito è che a scuola, all'intervallo, al posto di giocare, leggevano. E quindi mi ha reso molto orgogliosa.